dall'artrite reumatoide alla malattia di Crohn, dalla psoriasi alla colite ulcerosa e tante altre. Le malattie infiammatorie croniche immunomediate colpiscono oltre 2 milioni di italiani, patologie diverse in diverse aree mediche, ma unite da meccanismi immunitari e infiammatori comuni. Per aiutare queste persone e i loro caregiver nella gestione quotidiana di queste patologie è nata l'app Care Plus, la prima in italiano, disponibile gratis per Android e iOS. Uno strumento digitale pratico, progettato e sviluppato da Biogen con il patrocinio delle associazioni Amici Onlus, APMAR e APIAFCO. Queste malattie sono tutte malattie infiammatorie, quindi ci può essere uno un discorso alimentare dove ci siano dei consigli pratici su quei cibi da consumare con molta parsimonia perché sono infiammatorie. Per questo mettiamo la carne rossa, mettiamo soprattutto i latticini e soprattutto le farine troppo lavorate, i prodotti industriali, eccetera. Quindi qualche suggerimento deve essere dato senz'altro a livello dell'alimentazione, anche perché oggi non si dice più che è un aiuto, ma che addirittura possa essere una medicina. L'eliminazione del fumo, l'eliminazione dell'alcol, o quantomeno essere veramente molto rigorosi. Per quello che riguarda la psoriasi, c'è anche nel quotidiano una particolare igiene, che sono dei bagni rilassanti e anche delle creme che a seconda delle necessità saranno emollienti oppure saranno idratanti. È logico che se poi andiamo fuori, e io sono di Bologna, mi invitano a mangiare un piatto di tagliatelle al ragù, lo mangio. Il problema è una certa misura nella quotidianità. Poi oggi soprattutto bisogna seguire quello che ci viene consigliato in termini di farmaco, cioè l'aderenza. Sono tutte regole alle quali bisogna abituarsi e non faremo una vita di sacrificio, almeno oggi. Idea condivisa anche dal presidente dell'associazione Amici Onlus. Le condizioni di una patologia cronica come la nostra vengono a migliorare con l'insieme, il concerto di diverse situazioni. Una app come CarePlus è da questo punto di vista estremamente importante, che dia un sostegno al paziente per quello che riguarda, per usare termini anglosassoni che oggi vanno molto di moda, sia un empowerment che un engagement. Ossia, andando a tradurre, l'empowerment, cioè nuovi strumenti informativi, nuovi strumenti che diano spunti di riflessione, in particolar modo sullo stile di vita, che è qualcosa che ormai sempre più ricerche danno come straordinariamente importante rispetto non solo al benessere fisico in sé, ma anche al benessere psicologico. E engagement, perché questo tipo di coinvolgimento attivo del paziente naturalmente fa sì che il paziente si senta in qualche modo padrone della sua qualità di vita e quindi ancora più invogliato a promuovere stili di vita sani. E cosa ha spinto APMAR a valutare favorevolmente questa nuova app? Gestire la quotidianità per noi affetti da patologie reumatologiche e autoimmuni è un'impresa ardua a volte. Noi abbiamo appunto dato il nostro partenariato a questa app perché l'abbiamo valutata come uno strumento fondamentale nella gestione della quotidianità, una quotidianità che è fatta da tante difficoltà molto spesso, e quindi uno strumento che riesca ad andare a colmare tutte queste le carenze cui il paziente è soggetto, beh, ben venga, siamo ben felici di averlo patrocinato, siamo certi sarà uno strumento adoperato.